Che se vuoi tutto è magnifico. Sono molto felice perché l'articolo è stato letto da tantissime persone e ha generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Dopo le dichiarazioni di Fedez sull'importanza della donazione di sangue in tante sedi dell'Avis si è registrato un boom di adesioni. Ieri molti giovani tra i 18 e i 35 anni si sono messi in fila per donare a Milano e in tante altre sedi. Secondo Oscar Bianchi, presidente dell'Avis Lombarda, un centinaio, numeri 10 volte superiori ad una normale domenica. Sono molto contento di questo e vi ringrazio. Ed è la prima volta anche per me che vedo te. Fedez, lasciando l'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è stato ricoverato in condizioni critiche per il sanguinamento di alcune ulcere, aveva ringraziato i donatori. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Il richiamo del rapper all'importanza della donazione di sangue ha generato una catena di solidarietà rilanciata sui social proprio da una volontaria dell'associazione con cui Fedez anticipa presto di collaborare. Qui ci sono un sacco di poltrone vuote e abbiamo veramente bisogno di aiuto. Fede, aiutaci a diffondere e a essere con noi, perché questo è davvero una cosa importante. Facciamolo insieme. Rispondo in maniera assolutamente positiva e in queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue. Perché a volte puoi spingerti. I social, spesso criticati per gli effetti non sempre positivi che generano, hanno mostrato invece in questo caso tutta la loro utile potenza persuasiva, con un messaggio che può salvare tante vite umane. Un'attenzione per chi ha bisogno di trasfusioni che Avis ha apprezzato. Intanto, a casa, mani nelle mani, Fedez, Chiara, i bambini e la zampa del Golden Retriever Paloma raccontano di una riconquistata normalità fatta di piccole cose. Ho comprato un regalo. Anche di scherzi. Ok, puoi aprire gli occhi.